torniamo a parlare di sport e torniamo a parlare di discipline di nicchia. In questi mesi avete naturalmente scoperto con noi tante discipline diverse. Il Canavese offre associazioni e atleti che veramente si occupano un po' di tutto, sport che diciamo così scopriamo o vediamo una volta ogni 4 anni, ad esempio per le Olimpiadi, e altri che hanno effettivamente pochissimo spazio anche sui media a livello nazionale e internazionale. In questo caso ci addentriamo in un mondo che anche il Canavese ha una sua parte, una parte di nicchia, ma che si sta evolvendo, che è dedicata al braccio di ferro. Attività che è anche una parte agonistica, e proprio di questa parte agonistica, di questa realtà che sta crescendo nel territorio canavesano, oggi ne parleremo con Nazareno Agasi. Agasi, scusami. Ciao Nazareno. Tranquillo. Tu sei canavesano doc e da diverse stagioni, diversi anni, pratichi il braccio di ferro. Tra l'altro tu sei caposquadra di una società che in Canavese ha sede a Favre, che si chiama Gli Assi Tricolori, e che girano un po' l'Italia, anche il mondo, per fare questa attività. Allora, la prima domanda naturale che mi viene è chiederti come ti sei avvicinato a uno sport veramente, in questo caso, di nicchia, come il braccio di ferro? Ma guarda, ti dico, avevo circa 17 anni, c'era una squadra a Rivara che si allenava all'interno di un bar che si chiama La Rosa Bianca, e facevano praticamente l'allenamento sempre il venerdì sera, la squadra si chiamava il Branco, e ti dico, ho praticamente iniziato da lì, ci siamo sempre trovati molto bene all'interno della squadra e tutto quanto, sono praticamente le persone che ci hanno insegnato a fare questa cosa qua, e ti dico, c'era mio cugino che lui era di Rivara, facevamo sempre il braccio di ferro in amicizia e praticamente ogni tanto vinceva lui, ogni tanto vincevo io. Da quando era andato là mi ha sempre battuto. E allora, sta cosa, allora sta cosa non mi è mai andata giù. Allora poi mi aveva detto che era andato in questa associazione qua, siamo andati poi tutte e due, e niente, da lì ti dico, abbiamo incominciato, cioè ci siamo approcciati proprio all'inizio a questo sport. Siamo iniziati ad andare alle gare sempre con questa squadra, abbiamo vinto dei campionati italiani, dei campionati italiani a squadre, perché comunque il campionato italiano è diviso sia per individuale, singole, cioè, sì, esatto, che comunque anche a squadre, e quindi ti dico, eravamo una squadra veramente tanto numerosa in quel periodo, perché eravamo quasi 40 circa persone. Adesso siamo circa una trentina, però siamo sparsi su un territorio molto più grande, perché comunque ci sono persone di Cuneo, persone di Biella, persone della Valle d'Aosta, cioè che comunque sì, fanno parte all'interno magari della nostra squadra, però comunque non sono canavesani. Sì, non sono del Canavese, anche se comunque la maggior parte delle persone sono concentrate nella zona, chi di Feletto, chi di Rivarolo, chi di Castellamonte, cioè siamo tutti più o meno un pochino qua vicino della zona. Niente, poi andando avanti quella squadra lì si è un po' sciolta e abbiamo deciso di fondare Gli Assi Tricolori, quindi con le persone che erano tra virgolette un po' rimaste abbiamo fondato questa squadra qua, adesso sono circa 8 anni che ce l'abbiamo, ci siamo spostati in diverse sedi, ci siamo allenati prima, vabbè, diversi bar, perché comunque è un po' uno sport da bar. Certo, ma perché è spettacolare anche da vedere, anche nella fase di allenamento, immagino. Sì, poi ti dico, comunque allenandosi al bar c'è anche proprio, sai, un po' un ricircolo di persone, gente che magari viene lì, prova, poi magari vuole venire. E invece poi dal 2018 circa ci ha dato una sede Michele Mazzamati all'interno del comune di Feletto, della Proloco di Feletto, e siamo stati lì diverso tempo, poi è scoppiato il Covid, abbiamo smesso un pochino di allenarci e adesso è appunto un annetto e mezzo che abbiamo ripreso e ci alleniamo al ritrovo l'associazione di Francesco Manfredi a Favria. Sì, sì, tutti venerdì sera dalle 9:10 in avanti.
Senti, proprio perché non conosciamo, almeno io sono poco, poco addentro a questo tipo di sport, come funzionano le gare? Nel senso che ho letto, tra l'altro voi di recente avete avuto un ragazzo, un giovanissimo, 15 anni, che è diventato campione italiano della sua categoria, e ho letto che lui ha vinto sia col braccio sinistro che col braccio destro. Quindi significa che, ci puoi spiegare un po' come funzionano le gare? Perché significa che chi gareggia, gareggia con entrambi le braccia. Sì, le gare si fanno sia col braccio destro che col braccio sinistro, sono divise per categorie sia di peso che di età, quindi ad esempio questo ragazzo qua ha vinto in una categoria sia di peso che di età, e la maggior parte delle volte comunque tra virgolette chi è che fa col destro magari è difficile che tira col sinistro e viceversa. Però ti dico, quando si è tra virgolette magari un pochino più giovani, certo, ci sta magari provare cioè, mettersi in gioco. Sì, sì, anche perché più si alza il livello e più è difficile magari vincere sia col braccio destro che col braccio sinistro, perché sì, magari sul sinistro trovi magari un campione che è da tanti anni, che magari vince con quel braccio lì, cioè, è il suo braccio naturale, quindi magari è un pochino più difficile vincere sia col braccio destro che col braccio sinistro. Le gare sono divise anche in esordienti e senior, quindi una volta che hai vinto, tra virgolette, il campionato esordiente, che sei arrivato primo, non puoi più partecipare al campionato esordiente, passi alla categoria senior, che sarebbero, tra virgolette, i professionisti, se così vogliamo dire. E ti dico, ci sono molte gare comunque in Italia organizzate dalla federazione, il presidente della federazione si chiama Claudio Rizza, ci tengo a citarlo, comunque è un carissimo amico, e niente... Ci sono diverse gare, ad esempio adesso questa qua che c'è stata il 30 di settembre l'hanno fatta a Brescia. Tra l'altro in tutte le gare che fanno, le fanno in delle location veramente veramente molto belle, sul lago, sono veramente spettacolari. E niente, ci sono tante altre gare, ad esempio sia organizzate dalla federazione che non. Sì, 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 sia ufficiali che, diciamo così, possiamo definirle non di... pubblicità, però un modo comunque per far conoscere. Sì, sono un po' di promozione, ecco, mettiamola così. Non valgono per chissà quali titoli, certo. Magari sono un po' più per gli amatori, servono più che altro per avvicinare magari le persone a allora, poi fare quelle gare un pochino più importanti. Infatti adesso il 26 di novembre, che è una domenica, facciamo la gara all'Urban Center di Rivarolo. Giocate in casa per una volta, nel senso buono. Sì, ti dico, la maggior parte dei miei ragazzi non li faccio tirare all'interno di questa gara qua, perché comunque sennò anche le altre persone magari sono un pochino meno affini a dire cavolo vengo a tirare perché tiro con quello lì che magari ci ho già tirato perché sono venuto all'allenamento, magari ho già perso, e quindi la maggior parte dei ragazzi non li faccio tirare all'interno di queste gare qua, però è proprio un modo appunto per avvicinare le persone, poi magari chi è che si sente un po' più forte, sì esatto, poi viene magari il venerdì ad allenarsi. Certo, appunto un mondo particolare, dicevo prima telecamere spente, per chi ha la mia età, quindi diciamo così siamo intorno ai 50, l'abbiamo scoperto anche tramite il cinema, il famoso Over the Top di Sylvester Stallone, però ho visto che ci sono tantissimi giovani, o meglio avete una società dove effettivamente l'arco di età di chi è tesserato è ampia. Questo significa che c'è anche molto interesse, che attraverso quale canale, tipo può essere i social, YouTube, hanno aiutato ad avvicinare questi ragazzi a questo tipo di attività? Sicuramente i social sì, hanno aiutato tantissimo, poi come appunto dicevo prima, il discorso che magari qualche influencer piuttosto che qualche YouTuber è andato... è venuto comunque a documentare anche un pochino come funziona il mondo delle gare, questo ha aiutato proprio per avvicinare tutte quante le persone al mondo delle gare, anche perché comunque ti dico il campionato italiano, essendo che magari lo fanno a Brescia, chi è che deve venire dal sud comunque non è che ha due passi, cioè per venire deve essere un minimo comunque invogliato, appassionato per appunto magari venire alla gara. Adesso noi siamo abbastanza vicini comunque da Brescia, però comunque prendere, partire magari andare un weekend per farti
questo mondo qua, tra virgolette, è perché comunque ti deve appassionare, certo, ti deve piacere. Certo, è basilare quello, il fatto che ci sia comunque un qualcosa che ti appassiona, che ti dice ok, mi metto in gioco e lo voglio fare. Senti, ti volevo chiedere, si parlava appunto di venerdì sera, vi trovate allenamento, ma come ci si allena, come ci si prepara per il braccio di ferro? Bisogna fare palestra, bisogna fare che cosa? Raccontiamo un po' anche per, diciamo così, spiegare a chi eventualmente volesse avvicinarsi e volesse contattarvi, come bisogna prepararsi, cosa c'è dietro alla preparazione di una gara di braccio di ferro. Ma allora ti dico, l'allenamento di braccio di ferro funziona un pochino come se fosse un allenamento di pugilato, Okay. Cioè quindi c'è sicuramente tutta quanta una parte che riguarda la forza, i pesi e quant'altro, perché ovviamente essendo uno sport di forza, certo, quella è una parte molto se non importante. Ce l'hai. Però dall'altra parte c'è anche tutta una parte un po' di tecnica, ok, dietro. Quindi come un allenamento di pugilato, sì, i pesi si fanno, ma poi si fa anche tutta la parte tecnica, si fa tutta la parte di sparring con appunto i compagni di squadra. Quello, avere appunto una squadra molto grossa sicuramente ti aiuta, perché comunque se siete magari a fare l'allenamento sempre in due o tre, tiri sempre con le stesse due o tre persone, questo è molto limitante, perché sì, poi sì, quando vai alla gara ti trovi mille mani diverse, mille dita diverse, mille tiri diverso, e ovviamente quello ti può cogliere impreparato. Mentre invece, sai, avendo una squadra molto numerosa, cambi sempre magari la mano, l'approccio, il tiro, e questo qua comunque ti dà un bagaglio di esperienza molto ampio. Senza contare che comunque alle gare si parte a ready go, quindi c'è la partenza. Okay. Questa cosa qua è una cosa che se si fa, tra virgolette, al bar, è una cosa che nessuno fa mai, cioè non è che ci si mette lì e magari si dice via e l'altro ti dà proprio una fucilata, perché magari si rischia di farsi male. Sì, sì, certo. Però in realtà credimi che i tiri di braccio di ferro durano sempre quasi 4 o 5 secondi al sì, massimo, una cosa veloce, perché sempre al via ti sì, arriva sì, una fucilata, o riesci tu a dare la fucilata a tua volta all'altra persona, e quindi ti dico, il ready go comunque è sempre molto importante all'interno delle gare. Certo, vedi, ci stai raccontando di tutte le situazioni che non conosciamo, perché si vede poco o nulla in televisione, per chi la guarda ancora, effettivamente i social ci aiutano moltissimo ad avvicinarsi. E la cosa che appunto mi piaceva sottolineare è il fatto che portate avanti una grandissima passione, perché diciamo prima, adesso è vero che ci sono i grandi campioni della disciplina che iniziano a vivere anche di questo sport, ma il resto è pura e semplice passione. Dietro, diciamo la verità, voi lo fate per passione, non sicuramente come mestiere. No, assolutamente no, cioè è tutto quanto passione, lo fai perché ti piace. Poi comunque una volta che si viene a creare anche il gruppo, non dico che funziona come magari gli amici del calcetto, però sì, sai, vi trovate il venerdì sera, cioè bevete insieme, state insieme, appunto fate gruppo, e questa cosa qua sicuramente aiuta tantissimo. Sì, per carità, fai l'allenamento anche tutto quanto, però per quello che riguarda la mia concezione appunto di questo tipo di sport, è sempre stata anche fare gruppo, fare amicizia. Per quello, come ti dicevo, abbiamo un gruppo molto eterogeneo che va dai 14-15 anni fino ai 50 e passa, perché appunto fare gruppo, fare squadra è la cosa migliore. La socialità anche che c'era un po' mancata per colpa del Covid, è anche un modo per, sì, stare, sì, per stare assieme, che è importante. Anche perché è una di quelle cose che se la prendi con troppa rigidità, o sei veramente un atleta di punta, o se no il rischio è che magari vai alla gara, ci resti male per una determinata competizione, o anche se magari arrivi primo, non è che hai tutti questi quanti premi, tra virgolette, sì, cioè, sì, hai sì, capito, certo, si vince il titolo piuttosto che medaglie, coppe e quant'altro, però non è che ci sono magari premi in denaro per quanto riguarda queste cose qua, è quello che ti dico, passione, è tutta quanta passione, sì sì. Nazario, tu sei uno sportivo, si vede nel fisico, ma appunto tu oltre a fare braccio di ferro fai altri sport, arrivi da altri sport, o il braccio di ferro è un po' quello che ti ha formato sportivamente parlando? Ma allora ti dico, ho iniziato col braccio di ferro perché l'ho iniziato un anno prima di iniziare palestra, 13 anni fa, mentre invece palestra l'ho iniziata 12 anni fa,
però sicuramente la mia passione principale è la palestra, il fitness in generale, comunque anche il mio lavoro, quindi ti dico, diciamo che cerco di lavorare un pochino sul benessere psicofisico, sia mio che degli altri, un pochino a 360 gradi. Poi ti dico, in questi anni, soprattutto per quanto riguarda appunto la mia professione, ho cercato un po' di costruire anche in quel caso una sorta di gruppo, una sorta di team. Ti dico, forse un pochino questa la mia forza in generale, cercare di riunire proprio le persone, farle sentire proprio a proprio agio all'interno comunque di un gruppo. In questi anni per il mio lavoro ho scritto ad esempio 2 libri, uno che si chiama Scambio Equivalente e uno che si chiama From Fat to Fit. E il primo parla un pochino dell'aspetto psicologico nell'affrontare un percorso di miglioramento fisico, dove ho analizzato 10 miei clienti che hanno appunto ottenuto grandi risultati, e l'altra è una guida un po' più nutrizionale, quindi sorta di ricette fit, che però diciamo che quando compri un classico libro di ricette fit, ci sono tantissime ricette che uno poi arriva a casa e non riesce mai a duplicare, perché o ti servono a quinoa, gomma di xantana, cioè mille ingredienti che difficilmente uno ha a casa. Ho cercato di fare tra virgolette un libro dove ci sono delle ricette che uno arriva a casa, apre il frigo e dice ok, con queste cose qua posso comunque mangiare in maniera salutare, una cosa un po' fuori dal coro, mettiamola così. È che oggi, visto il periodo che viviamo, è importante, soprattutto ripetiamo, con quello che abbiamo passato prima, i 2 anni di difficoltà dovuti al Covid ci hanno anche un po' aperto delle strade nuove, ma allo stesso tempo ci hanno condizionato tantissimo con la chiusa in casa, tutti a cucinare, e effettivamente sotto il punto di vista della, anche aspetto fisico, ne abbiamo risentito. Sì, sì, ne abbiamo risentito tutti in generale. Senti, allora, a questo punto siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, grazie di averci fatto scoprire questo mondo che in realtà credo che sia ancora più grande, ma ti inviteremo sicuramente in futuro anche per raccontarci un po' di più anche proprio dei tuoi ragazzi, dei ragazzi della squadra, degli Assi Tricolori. Invitiamo a questo punto chi volesse essere, chi ha curiosità, ma anche chi volesse vedere eventualmente cosa significa il braccio di ferro agonistico, a questo punto di venire a Rivarolo a trovarvi in occasione della gara dell'Urban Center, ma anche il venerdì sera nella vostra sede di Fabri. Sì, sì, ti dico, gli ultimi eventi che adesso poi avremo a disposizione, faremo un evento adesso il 6 di ottobre, sempre lì con verrà Fausta, quindi metteremo il tavolo, come ti dicevo, un po' un'occasione da bar. Mettiamo magari qualche consumazione a chi è che ci batte, una sì, roba così. Una cosa simpatica. Negli anni l'ho sempre fatto anche all'interno magari delle discoteche a Torino, la sera tardi, una cosa tra virgolette, come ti dicevo prima, un po' in amicizia. E il 15 invece di ottobre saremo a Settimo dentro il Decathlon, che faremo sia una sorta di allenamento a porte aperte, e saremo con i ragazzi appunto dell'acrobatica aerea di Fabria che faranno lo spettacolo lì fuori. Bene, quindi a questo punto per chi vuole avvicinarsi a questo sport di nicchia, ma che alla fine dei conti è sicuramente interessante e soprattutto spettacolare, perché l'abbiamo visto, regala momenti importanti, ha solo da venire a trovare. Nazareno, ancora grazie, in bocca al lupo per tutto, e speriamo anche di vedere gli Assi Tricolori, come è già successo di recente, ancora salire sul podio nelle gare sia locali che nazionali, almeno così in maniera anche di far sempre più ampliare il panorama del braccio di ferro a livello canavesano e nazionale. Grazie, grazie. Nazareno, alla prossima. Grazie ancora.